Salve a tutti amanti delle storie e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo di nuovo qui per parlare di un film, in particolare del film secondo me dell'anno, ovvero Oppenheimer di Christopher Nolan. Oggi sono in outfit un po' streghetta e un po' Oppenheimer con questo cappello proprio per parlarne con voi. Ho qui davanti a me le mie 4 pagine di appunti, quindi direi di non indugiare in cazzate oltre. Prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, supportare i miei contenuti se vi piacciono. Vi ricordo anche che potete trovarmi su altri lidi come Instagram, TikTok e Wattpad. Su quest'ultima piattaforma trovate le mie fanfiction a tema Malandrini e i primi capitoli del mio libro fantasy. Ma iniziamo. Vi dico già che per quello che è possibile parlerò della pellicola con spoiler. Parlerò con spoiler perché non ho voglia di trattenermi su nessuno degli aspetti. In realtà ce ne sono pochi di spoiler da fare, forse uno o due che proprio è necessario che voi scopriate in sala, però per il resto insomma è una vicenda storia, quindi non è che ci siano tutti questi spoiler da poter fare. Però comunque io vi ho avvisati, se non volete sapere nulla, come non volevo sapere nulla io prima di vedere il film, abbandonate la nave e poi tornate qui dopo averlo visto. Innanzitutto va detto che Oppenheimer non è solo un biopic, non è solo una monografia sul personaggio di Oppenheimer, ma è anche una trasposizione, un adattamento di un romanzo che tra l'altro ha vinto anche il premio Pulitzer, che riporta oltre al titolo Oppenheimer anche un'altra dicitura, ovvero indica il personaggio, il protagonista, il soggetto della storia come il Prometeo americano. Questo elemento non viene ripreso nel titolo o nel sottotitolo del film, ma viene ripreso nella primissima frase che vedete a schermo una volta iniziata la visione, e credo che questo elemento possa dare in qualche modo un po' la chiave di lettura di come si voglia rappresentare Oppenheimer o di come sia Oppenheimer nella concezione del regista. A me questo elemento ha fatto venire in mente uno strano parallelismo, ovvero il parallelismo con Frankenstein. Anche in Frankenstein c'è un sottotitolo similare, infatti in quel caso è il Prometeo moderno. Chiaramente il Prometeo moderno in questo caso è il dottor Frankenstein, colui che ha creato il mostro, mentre nel caso di Oppenheimer è lo stesso protagonista. Ecco, ci sono ovviamente degli elementi in comune tra questi due. Credo infatti che alla base di entrambe le storie ci sia la cosiddetta hubris greca, ovvero questa tracotanza, questa voglia di prevaricare anche la volontà divina e di arrogarsi tutta una serie di diritti e di capacità che dovrebbero essere solo dell'Altissimo. Chi è infatti Prometeo? Proprio brevemente, nel mito è colui che rubò il fuoco agli dèi contro la volontà di Zeus e che per questo fu punito. Quindi questo atto di ribellione volto a prevaricare il volere degli dèi è stato poi punito. Nel caso di Frankenstein, del dottor Frankenstein, chiaramente l'atto di tracotanza è quello della creazione che generalmente viene attribuita solo all'entità divina. In questo caso viene attribuita ad un uomo che ha generato un nuovo essere. Nel caso di Oppenheimer, ovviamente il bambino, la creatura in questione è proprio la bomba atomica. Il parallelismo quindi tra Frankenstein e Oppenheimer è evidente. Nel primo caso si viene a creare un mostro che poi in realtà nella storia non è poi così tanto tale, ci si interroga se il mostro sia la creatura o il creatore. Nel caso di Oppenheimer il mostro effettivamente è la bomba, oppure chi l'ha inventata o chi ha deciso di usarla. Diciamo che la pellicola in questo senso lascia un po' il giudizio allo spettatore. In entrambi i casi comunque c'è un'attività di creazione che poi diventa di distruzione. Prima di sviscerare a dovere la parte narrativa, che come sapete è quella che tra virgolette mi compete di più e che mi interessa anche di più, e di parlare anche dei personaggi, voglio fare un piccolissimo cappello introduttivo sulla parte tecnica. È doveroso, anche se ovviamente io non sono una esperta di cinema o una tecnica, ecco, del settore, non sono una critica cinematografica, quindi dirò diciamo cose molto semplici per poi passare oltre alle parti più cicciose che mi interessano di più. Chiaramente se volete approfondimenti sulla parte tecnica rimando a canali di persone ben più preparate di me. Dico solo che è un film maestoso, secondo me è la parola giusta che riempie la bocca a dovere per descrivere appunto questo film straordinario. Dalla componente visiva alla colonna sonora, passando per il
sonoro vero e proprio, che secondo me è la vera chicca della pellicola. C'è tutta la scena dell'esplosione, il Trinity Test, che secondo me ha il suo apice, il suo impatto emotivo, non tanto per l'aspetto visivo quanto appunto per il sonoro, che per me è stato proprio l'elemento che ha creato in me l'impatto emotivo per eccellenza. La tripartizione della storia, molto dinamica, molto fuori dagli schemi, in pieno stile nolaniano. C'è il mondo delle particelle, quello che solo i fisici abitano e che solo Oppenheimer sembra poter vedere. C'è il mondo della realtà storica, quello in bianco e nero, e poi c'è il mondo della realtà individuale, filtrata dall'occhio di Oppenheimer. Quindi dobbiamo ricordare che tutto ciò che vediamo a colori è filtrato dal punto di vista del protagonista. Tutto perfetto, la costruzione della tensione narrativa, la costruzione della storia, del ritmo, tutto funziona a dovere. Narrativamente è ben strutturato, molto frenetico nella prima parte, con un montaggio serratissimo e che riesce a non creare confusione nello spettatore solo grazie allo stratagemma cromatico del bianco e nero e della parte a colori. Altrimenti secondo me sarebbe stato difficile, per quello che è il ritmo iniziale, seguire la storia. La seconda metà invece è molto più distesa, lenta quasi, è la metà che io ho preferito onestamente, perché c'è modo di respirare, quasi come se Nolan volesse farci assaporare le conseguenze catastrofiche del Trinity Test e della consapevolezza che Oppenheimer acquisisce dopo quell'esperimento. Tra l'altro, nonostante sia un biopic, nonostante sia un racconto di eventi storici, Nolan riesce anche ad infilarci un colpo di scena sul finale, colpo di scena per me particolarmente appagante, perché non stavo più sopportando Strauss, lo volevo strangolare con le mie mani. Sicuramente, essendo un film di 3 ore, vi starete chiedendo: ma è una mattonata? La risposta per me è assolutamente no. È un film godibilissimo, scivola via che è un piacere, il ritmo è dosato in modo magistrale e le 3 ore a me sono sembrate la metà. Veramente non mi è pesato per niente e lo rivedrei anche adesso. Ma andiamo alla parte più cicciosa della recensione, andiamo a parlare infatti dei personaggi. Qui forse la mia prima critica, ovviamente una critica molto misera, perché il film mi è piaciuto tantissimo, secondo me è quasi perfetto, però ci sono degli elementi che secondo me potevano essere aggiustati. La prima critica infatti la faccio ai personaggi. Chiaramente non sto parlando dei protagonisti, ma sto parlando dei personaggi di contorno, della miriade di comprimari che ruotano intorno al protagonista, al personaggio di Oppenheimer. Sono tanti, presentati tutti troppo in fretta, soprattutto nella prima metà dove il ritmo è molto serrato, e questo secondo me può dar vita a del disorientamento nello spettatore. Per quanto mi riguarda, ho fatto fatica a volte a star dietro a tutto il panorama di personaggi che veniva presentato, e sono sicura che qualcosa me la sono persa per strada, motivo per il quale sicuramente rivedrò di nuovo il film. In più, secondo me, il fatto di avere così tanti volti noti anche in personaggi minori non aiuta, nel senso che laddove il volto noto è molto impattante e restituisce anche una performance di un certo tipo quando ha un ruolo di rilievo, vedi Cillian Murphy, il protagonista, o Robert Downey Jr., Matt Damon, insomma i personaggi che hanno un po' più di spazio narrativo, per quanto riguarda i comprimari, secondo me sarebbe stato più efficace usare volti non noti, perché quando vedi Rami Malek ti chiedi più che altro: ma che cosa ci fa qui in un ruolo così piccolo, per quanto impattante a livello narrativo, fondamentale a livello narrativo? Però diciamo è quasi distraente il fatto di essere davanti ad un volto così noto, ad un attore così bravo, in un ruolo che però è veramente molto marginale. Per carità, ovviamente un cast di livello ha portato a performance di livello, l'ho già citata, le migliori secondo me sono quella di Robert Downey Jr. nei panni di Strauss e di Cillian Murphy nei panni del protagonista. Non condivido invece la critica che ho visto un po' in giro, che ho sentito un po' in giro sui personaggi femminili. In generale credo che Nolan non sia particolarmente attento a creare personaggi femminili tridimensionali, o comunque non si concentri molto su questo tipo di personaggi. Nel caso di Oppenheimer però mi sento di spezzare una lancia a favore del regista e dello sceneggiatore. Perché? Perché, come dicevo prima, diciamo il problema dei personaggi femminili è un po' il problema di tutti i personaggi secondari in Oppenheimer. La dichiarazione di intenti del film è già nel titolo, parla di lui e si concentra molto su di lui e su Strauss, diciamo questi sono i due personaggi che maggiormente emergono dalla narrazione. Tutto il resto del panorama molto ampio di personaggi che vengono presentati vengono relegati sullo sfondo, e questo in parte è proprio perché la narrazione dal punto di vista di Oppenheimer
Oppenheimer, perché lui era un uomo molto egocentrico, molto ego riferito, e quindi tutti gli altri personaggi sono delle quasi comparse all'interno della sua storia. Credo che ci sia anche questa lettura in più da poter fare. Quindi secondo me il problema della sottocaratterizzazione dei personaggi femminili non è un problema dei personaggi femminili, ma di tutti i personaggi secondari in generale. Il fatto poi che ce ne siano pochi, voglio anche dire, ma grazie al cazzo, siamo in un contesto storico, in un determinato periodo storico, all'interno di una situazione di guerra, all'interno di una situazione accademica, quindi ancora più elitaria, è chiaro che di donne ce ne siano ben poche. Se proprio devo fare una critica alla rappresentazione di un personaggio femminile, mi viene da pensare a quello di Florence Pugh, che è un personaggio che secondo me è stato caratterizzato in modo forse un po' superficiale, un po' stereotipato, non in quanto personaggio femminile, ma in quanto personaggio portatore di una determinata situazione di salute mentale, che è stata un po' relegata ai margini, però anche qui non era il punto della narrazione, quindi ci può stare. Come vi dicevo, i migliori sono Lewis Strauss o Struss e Oppenheimer. Per quanto riguarda il primo, secondo me è stata fatta una magistrale costruzione, anche sfruttando i vari salti temporali del suo personaggio e del mistero che ruota intorno al suo personaggio. Ho sentito dire che la performance di Robert Downey Jr. renda ancora di più in originale. Io l'ho visto doppiato, quindi sicuramente nella prossima visione lo recupererò anche in originale per gustarmelo a dovere. È stato incredibile, secondo me una nomination se la merita. Ma arriviamo ad Oppie, come lo chiamano i suoi amici, per gli amici e parenti Oppie. Arriviamo a lui, un personaggio interpretato magistralmente da Cillian Murphy, che secondo me qui ha un po' il ruolo della vita, l'interpretazione della vita e la rappresentazione di un uomo molto complesso, un uomo sfaccettato, un uomo pieno di contraddizioni, un uomo molto scaltro ma anche ingenuo per alcuni aspetti, un genio che però ha creato qualcosa di devastante, ha cambiato il mondo, ha messo al servizio dell'umanità il suo genio creando qualcosa di devastante, un uomo estremamente ego riferito, istrionico, egocentrico, come ci viene detto anche all'interno del film, ma anche estremamente altruista. Lo vediamo nel non voler abbandonare amici e compagni anche quando questo gli causa dei problemi, lo vediamo nella sua generosità economica nei confronti di persone che sono dall'altra parte del mondo, in Europa, lo vediamo diciamo in tutta una serie di piccole scelte per lo più di carattere personale, e quindi questo ci restituisce un personaggio sicuramente complesso e moralmente ambiguo. Per quanto riguarda l'aspetto morale, voglio fare una piccolissima critica, anche qui è una questione solo di gusto personale, non c'è un vero e proprio errore da parte del film, perché chiaramente deriva questa scelta da una scelta narrativa fatta da Nolan. Vista quella che era la premessa, la primissima frase, abbiamo detto il Prometeo americano, quindi la primissima frase rimanda proprio a lui, a Prometeo, e questo secondo me conferisce alla narrazione una promessa di un conflitto morale che comprenda anche la componente divina, un conflitto morale che vada oltre l'aspetto terreno e i dubbi morali terreni che possono essere suscitati a seguito del Trinity Test. Elemento che secondo me viene solo sfiorato tangenzialmente in alcuni passaggi, ad esempio con la frase "sono morte, distruttore di mondi", o anche nello stupore davanti alla luce dell'esplosione, che è quasi uno stupore da una parte meravigliato, dall'altra terrorizzato, uno stupore quasi davanti ad un miracolo divino. Quindi a parte questi piccoli accenni durante tutta la narrazione, non viene affrontato secondo me di petto il problema morale, il conflitto morale anche nel rapporto con Dio. Secondo me questo avrebbe conferito alla narrazione un ulteriore livello di lettura. L'approccio di Nolan invece è molto più asettico in tal senso. Lui attraverso il personaggio di Oppenheimer non si espone mai, noi vediamo un Oppenheimer ignavo quasi, un Oppenheimer che non si iscrive mai al Partito Comunista pur continuando a frequentarlo, un Oppenheimer che non si esprime mai in prima persona con le sue opinioni, nonostante queste gli vengano chieste più e più volte, lui si limita ad esporre i fatti, si limita a parlare di teoria, un po' anche per deformazione professionale probabilmente.
Quindi troviamo un personaggio che rimane sempre in una zona grigia, che non si espone mai, che non oscilla mai da una parte o dall'altra della moralità. Persino il giudizio su di lui non è rimesso ad un'entità divina, in questo caso al regista, alla narrazione, all'impronta che viene data alla storia, ma il giudizio su di lui è rimesso allo spettatore. Vediamo tutta la fase finale, dal Trinity Test in poi, vediamo un uomo distrutto, un uomo tormentato, però non capiamo mai la vera essenza di questo tormento. Saremo infatti noi spettatori a dover decidere se effettivamente, una volta presa consapevolezza di che cosa fosse in realtà la sua creazione, se Oppenheimer si sia effettivamente pentito di ciò che ha fatto e quindi, tornando indietro, magari non avrebbe compiuto le stesse azioni, oppure se il pentimento e il martirio a cui si sottopone è solo volto a riscattare la sua immagine davanti all'opinione pubblica. Questa seconda interpretazione, secondo me, viene lasciata intendere da una linea di dialogo tra Oppenheimer e sua moglie, dove lei gli dice che è inutile che lui si sia sottoposto a questo martirio perché l'umanità e l'America non lo perdoneranno mai. E la risposta di Oppenheimer è: staremo a vedere, come se tutto facesse parte del suo piano. D'altra parte, sembra comunque che un impatto emotivo sull'uomo ci sia stato, questo ci viene restituito da scelte registiche come il secondo scoppio della bomba che avviene nella sala dell'interrogatorio, con questa luce accecante, con questo rumore inquietante che abbiamo sentito anche durante l'esplosione della bomba, o che non abbiamo sentito durante l'esplosione della bomba, che ci è arrivato dopo. Lo vediamo dal tormento e dalla decisione di Oppenheimer di non avallare la creazione di una nuova arma di distruzione di massa, ovvero la bomba H. Quindi rimaniamo sempre in questa zona grigia, è lo spettatore che deve decidere a che cosa credere. Se però il giudizio su Oppenheimer non viene espresso esplicitamente dalla pellicola, un giudizio che è chiaro ed evidente è quello sul popolo americano e sull'umanità tutta. Questo giudizio lo vediamo attraverso la gioia degli americani, attraverso la mancanza di rimorso degli americani e del loro presidente. La scena del fazzoletto è stata da brividi, secondo me. Ancora mi ricordo la frase, mi è rimasta impressa la frase dove Truman dice ad Oppenheimer: tu credi che ai giapponesi freghi qualcosa di chi ha creato la bomba? Gli importa di chi l'ha lanciata, e sono stato io. E lo dice senza, parrebbe, il minimo rimorso. Quindi, diciamo, c'è una critica spietata alla politica americana e al sentire americano dell'epoca, critica che poi continua attraverso l'ostinazione nella creazione di nuove armi di distruzione di massa, la bomba a idrogeno, e attraverso la crociata che è stata fatta nei confronti del personaggio di Oppenheimer, dell'uomo Oppenheimer, che hanno usato finché gli è servito e che poi hanno gettato in pasto ai lupi. E qui apro una piccola parentesi: secondo me solo in quest'ottica va letta tutta la parentesi maccartista, tutta la parentesi diciamo comunista e di caccia ai comunisti che viene imputata ad Oppenheimer. Ho visto opinioni, diciamo, piuttosto contraddittorie in merito. Io non ho ben capito queste critiche, onestamente, perché il fatto che ci si ostinasse a puntare il dito nei confronti di lui per le sue associazioni politiche non era ovviamente un elemento fondamentale di per sé. È chiaro che quello fosse un pretesto per screditare l'uomo dietro al genio, l'uomo dietro alla leggenda, e soprattutto era comunque retaggio di un determinato periodo storico estremamente ossessivo da questo punto di vista. Cioè, era una vera e propria ossessione, una vera e propria caccia alle streghe. Quindi lui è estremamente approfondito, mi è piaciuto molto come è stato rappresentato. Forse, ecco, avrei preferito quell'ulteriore livello di lettura, quell'ulteriore livello di tormento emotivo dovuto dal confronto con l'entità divina, se così vogliamo dirla. Mi ha stupito, onestamente, non vedere il protagonista rappresentato come il genio della lampada. A più riprese nel corso di tutta la narrazione lui sembra, come viene detto anche in un frangente del film, più un politico che uno studioso, che un fisico. Sicuramente è geniale, sicuramente ha delle grosse competenze, però risulta evidente
sente, una volta terminata la pellicola, lo sforzo collettivo che è stato necessario per arrivare alla bomba atomica, e anche quindi la responsabilità, la paternità di questa bomba non può essere attribuita esclusivamente all'uomo Oppenheimer. Nonostante questo approfondimento su Oppenheimer, e forse proprio grazie a questo, il film non mi sembra tanto voler parlare di lui, e forse anche il motivo per cui non viene espresso un giudizio morale su di lui esplicito, perché il film non si concentra sulla condanna all'uomo Oppenheimer, ma su una condanna molto più ampia, una condanna all'umanità tutta, una condanna alla forte componente creativa che caratterizza gli uomini, che spesso si trasforma in distruzione. Il film parla di potere, di come usarlo e del fatto che 9 volte su 10 gli uomini scelgano di usarlo per il male, scelgano di usarlo per la distruzione, per imporsi e prevaricare altri. In questo senso è emblematica la frase anche di presa di consapevolezza di Oppenheimer, che si rende conto che qualsiasi arma avessero creato sarebbe stata usata e che quindi l'umanità non è in grado forse di gestire quel potere in modo costruttivo. In conclusione voglio fare una piccola parentesi sulla bomba e sul Turing test. Voi vi direte, ma perché in conclusione? Dovrebbe essere un po' il focus del film. In realtà non lo è. Come vi ho ampiamente descritto fino adesso, il focus è Oppenheimer e attraverso di lui l'umanità intera. La bomba è un pretesto narrativo, è l'oggetto di creazione, è un po' il mostro di Frankenstein, che di per sé non è né buono né cattivo. Diciamo che siamo noi uomini a decidere che cosa farci. Nel caso del mostro siamo noi a decidere come guardarlo, che cosa vedere nel mostro. Nel caso della bomba siamo noi a decidere se usarla oppure no. Da un punto di vista comunque meramente tecnico, visivo, la bomba è straordinaria da guardare, ma ancor più, come ho detto prima, dell'impatto visivo, ciò che mi ha colpita emotivamente è stato il sonoro. Il sonoro mancante, il sonoro dato dai respiri, da questa atmosfera estremamente porosa, estremamente pesante, e poi tutto ciò che viene dopo. E quindi l'esplosione che arriva, l'incedere ritmato di questi piedi che sono quasi come il battere incalzante di un cuore che si rende conto di che cosa ha combinato. La bomba rappresenta il perno del film, non è il focus a livello di tematica, ma è sicuramente il punto centrale, sia proprio a livello narrativo, è posta al centro della pellicola, ma è proprio il perno, il punto di svolta, la chiave di volta della narrazione. C'è un prima e dopo la bomba, c'è un prima e dopo la bomba per noi spettatori, quindi nella narrazione, c'è un prima e dopo la bomba per Oppenheimer, che appunto affronta tutte le conseguenze di ciò che ha creato, e c'è un prima e dopo la bomba per l'umanità, nella vita vera, nella storia dell'umanità. Quindi che dire ragazzi, questa pellicola mi è piaciuta tantissimo, ve la consiglio, ve la straconsiglio se non l'avete vista. Se l'avete vista, spero che l'abbiate fatto in sala e non tramite qualche sito poraccio in streaming, perché veramente l'esperienza secondo me va fatta in sala, nello schermo migliore che riuscite a reperire, per favore, perché più che la componente visiva, il sonoro a casa non può essere restituito allo stesso modo. L'impatto che avrete da sentire questi respiri, il battere del cuore, l'incedere dei piedi, l'esplosione della bomba, ma anche ovviamente tutto l'aspetto visivo, i dialoghi che sono incredibili, la sceneggiatura è pazzesca, vorrei saper scrivere così, mio Dio. Quindi è incredibile, mi è piaciuto tantissimo. Fino adesso per me è il migliore film dell'anno, spoiler. Ovviamente mi auguro che ci sia qualche film che riesca a battere questo film di Nolan, perché abbiamo ancora quasi metà anno davanti, quindi spero che ci sia qualcos'altro che mi scaldi il cuore almeno tanto quanto questo film, però diciamo che sarà difficile da battere. Adesso lascio la palla a voi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questa pellicola, se vi è piaciuta, non vi è piaciuta e perché, fatemelo sapere nei commenti. Per oggi è tutto, noi ci vediamo, si fa per dire, al prossimo video, e ciao!